difficile dire cosa si possa salvare dell'Italia. Certamente si può e si deve salvare la stragrande maggioranza degli italiani, ma non basta. E perché non basta? Semplicemente perché questa stragrande maggioranza degli italiani di fatto non ha alcun potere e quindi non conta nulla. Non conta nulla, ma anche una grave colpa. Non si ribella a quella esigua minoranza che invece il potere ce l'ha e lo esercita nel modo peggiore. Se si scorre una breve ma esaustiva rassegna stampa, si leggono cose veramente vergognose. Eppure pare che per la stragrande maggioranza degli italiani tutto ciò sia essenzialmente inevitabile. Non ci si indigna più. Forse una volta, se un'insegnante considerata simbolo nella lotta antimafia e insignita da parte del capo dello Stato di un'alta onorificenza come quella di Cavaliere del Lavoro, ebbene, se una volta fosse stata arrestata perché si appropriava di cibo, tablet, iPhone destinati agli alunni, forse una volta gli italiani si sarebbero perlomeno indignati. Ed invece ora non vedo negli italiani una giusta e sacrosanta indignazione, al contrario, è diffuso in loro una, la definirei un'arrendevolezza, ma in alcuni momenti, come quello attuale ad esempio, sarebbe forse più corretto dire una certa sottomissione. E questa situazione, ormai conclamata, fa sì che risultino di fatto ridicoli gli appelli nazionalistici della Premier Giorgia Meloni. Certo, Giorgia Meloni è Presidente del Consiglio da circa 6 mesi, sarebbe stato davvero un miracolo se in così poco tempo fosse riuscita a rimettere l'Italia su altri binari. Ma perlomeno ci saremmo aspettati che ci avesse provato, e invece nulla. Trovo ad esempio patetica l'intervista che ha rilasciato al giornale economico Milano Finanza, nella quale ha definito il PNRR un'opportunità che il governo non si farà sfuggire. Insomma, basterebbe questo per dimostrare il totale fallimento dell'esperimento Meloni. Certo, mi avreste potuto controbattere, ma di cosa ti sorprendi? Secondo te l'avrebbero fatta diventare presidente del Consiglio se non avessero avuto la certezza che si sarebbe comportata in questo modo? Esattamente come i suoi predecessori? Ebbene sì, forse avete ragione. Io in questo momento noto molte analogie fra Giorgia Meloni e Matteo Renzi. Entrambi sono stati presentati dalla stampa come degli innovatori. Renzi era più giovane presidente del Consiglio che l'Italia avesse mai avuto, non aveva neppure 40 anni quando è approdato a Palazzo Chigi. Veniva accreditato come il rottamatore, ricordate? È stato presidente del Consiglio per 2 anni e 10 mesi, forse allora era anche risultato il governo più lungo che l'Italia repubblicana avesse mai avuto, poi venne fatto fuori con una maniera veramente grottesca, cioè gli è stato dato un consiglio kamikaze. Quello di presentarsi ad una disputa referendaria mettendo sul piatto della bilancia il proseguimento della propria attività politica, cioè la maniera più sicura per poter perdere la disputa, oltre che naturalmente la faccia. Ebbene, mi contrabbatterete, però anche lui ad accettare questo consiglio kamikaze, insomma, non è che abbia dimostrato particolare acume, ebbene, certo. Questo convengo con voi. Ma io faccio questo raffronto fra Renzi e la Meloni non solo per l'età, ma, come dicevo, per come sono stati presentati dalla stampa mainstream. E poi
Non solo, ma sentite cosa dice Giorgia Meloni nell'intervista a Milano Finanza che citavo. L'Italia è più grande, più forte e più varia di come viene raccontata. Io, se non ricordo male, sono proprio parola per parola quel che diceva Renzi. Forse la Meloni ha aggiunto a più grande, più forte, anche più varia, che obiettivamente non riesco a capire cosa voglia dire. Più varia. Boh. L'altra cosa che accomuna la Meloni e Renzi è l'invasione verso le nostre coste. Forse quella alla quale stiamo assistendo col governo Meloni è ancora peggio. Perché, se non ricordo male, Renzi aveva patteggiato il tutto con l'Europa in cambio comunque di una sovvenzione economica, mentre la Meloni neppure questo. E un altro aspetto che certamente li accomuna è il ricorso a quelle boutade che si possono tranquillamente ritenere sfacciatamente populiste. Quindi la Meloni indice un consiglio dei ministri il 1° maggio per far vedere che il governo lavora anche nei giorni festivi e giustifica la scelta con queste parole: i primi a dover dare l'esempio devono essere quelli come noi, che in fondo sono dei privilegiati. Quindi nella giornata in cui tanti italiani saranno sul posto di lavoro, tra le forze dell'ordine, tra chi si prende cura dei malati negli ospedali, nei trasporti, nei ristoranti, negli alberghi, nei luoghi della cultura, il governo dedicherà una seduta del Consiglio dei Ministri al lavoro, prendendo decisioni sul lavoro. Veramente un comportamento che definirei patetico da parte della Meloni. Con queste scelte la popolazione, insomma gli italiani, perlomeno quelli che hanno ancora un po' di cervello, credo che si sentano ancora più presi per i fondelli. Cara Giorgia, non è facendo un consiglio dei ministri il 1° maggio che dimostra agli italiani l'impegno del governo. Sono i fatti quelli che contano. Ed il comportamento del governo appiattito a pelle d'orso nei confronti delle istituzioni sovranazionali è inqualificabile. È questo quel che conta. Insomma, siamo solo alle prime battute per il governo Meloni, ma la strada intrapresa è assolutamente chiara e delineata. Purtroppo proseguirà così ancora per diverso tempo. Poi non so, forse se la Meloni continuerà a dimostrarsi così acquiescente, insomma se continuerà a consentire tacitamente la volontà altrui, potrà anche rimanere a lungo a Palazzo Chigi. In caso contrario, insomma, farà la fine di Renzi. Vabbè, abbiamo voluto anche provare con una donna, non è andata. Ciò che abbiamo ottenuto è la solita solfa.